Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, lo hai scritto tu anche per quanto riguarda appunto il sito formiche.net che sta seguendo con grande attenzione l'evolversi della guerra. C'è da fidarsi della ritirata di Putin? La percezione, come dicevo, che insomma l'intervento della Turchia possa essere efficace, importante, e però insomma già nell'occhiello riporti l'attenzione a parlare di ritirata. Washington e Londra avvertono che i russi in realtà potrebbero solo riorganizzare le forze davanti alle difficoltà, perché in effetti se da una parte Zelensky ha detto sono aperto a parlare sia di neutralità e sia al riconoscimento del Donbass e della Crimea, anche dall'altra parte, per quanto riguarda la Russia, sono arrivate alcune indicazioni diciamo così positive, insomma virtuose e un passo in avanti da parte di Mosca nei confronti di un cessate il fuoco. Ecco, la situazione è, insomma, siamo abbagliati da un entusiasmo troppo forte, Emanuele. Allora, quello che credo è che le parole di Zelensky siano perfette per riassumere la situazione. Zelensky ha detto: sì, possiamo chiamare positivi segnali che sentiamo dalla piattaforma negoziale, ma questi segnali non fanno tacere le esplosioni delle granate russe. Perché effettivamente è così. Sostanzialmente abbiamo visto che da questo incontro di Istanbul sono venute fuori delle cose positive. Quanto queste siano realistiche e quindi una base di un accordo che potenzialmente potrebbe anche uscire nero su bianco dagli incontri, e quanto siano un po' spinte anche da una percezione che la Turchia sta cercando di diffondere, sia per proprio interesse, sia per buttare un po' di positività sulla situazione, e non soltanto la Turchia, lo vedremo nei prossimi giorni. Sostanzialmente il passo più importante che vediamo dal campo è un allentamento delle pressioni militari russe su Kiev e sul fronte nord, che però non corrisponde a un generale allentamento della campagna militare, perché sul fronte orientale, quindi quello del Donbass, quello di Mariupol, di Kharkiv e delle province, delle autoproclamate repubbliche del Donbass, i combattimenti continuano, o meglio, continuano gli attacchi russi perché il fronte è comunque bloccato. E era bloccato anche a Kiev, era bloccato anche a nord, era bloccato in varie parti dell'Ucraina, fondamentalmente anche a sud. E forse questo potrebbe essere anche una delle ragioni che ha spinto a questo ridimensionamento degli obiettivi. Detto quello che sta succedendo sul campo, che io credo sempre che sia la cosa che guida le attività attorno a un conflitto, perché effettivamente se ci fossimo trovati davanti a un'avanzata rapidissima su Kiev, la Russia fosse riuscita a sfondare le difese, a sostituire Zelensky, a cambiare l'amministrazione ucraina con un governo di transizione fantoccio e quindi a prendersi il cuore del paese, ora staremmo raccontando un'altra storia. Così non è stato e stiamo raccontando questa storia qui. Ecco, detto ciò, anche a livello di trattative diplomatiche, qualche cosa si muove. Mi incuriosisce, magari poi dopo, anzi sicuramente dopo andiamo a vedere proprio appunto sul fronte diplomatico che cosa effettivamente si può muovere, perché poi qualcuno dice, ma scusate, Zelensky apre alla neutralità, alla Crimea e al Donbass, che poi era la situazione iniziale, insomma, quindi perché non farlo subito, dato che erano alla fine le richieste che faceva la Russia. Però insomma ci voglio arrivare tra poco. Prima, dici Washington e Londra finora non si sono mai sbagliate. In che senso non si sono mai sbagliate? In che ambiti? Allora, durante questa invasione c'è stata, durante la preparazione dell'invasione, c'è stata una diffusione ampissima di informazioni di intelligence da parte dell'intelligence anglosassone, essenzialmente dall'intelligence americana e poi anche dall'intelligence inglese. Tutte quelle informazioni di intelligence che venivano diffuse, diciamo così, semplificando,
arrivavano a un punto: guardate che l'ammassamento di truppe ai confini che Putin sta organizzando da settimane sarà finalizzato a un'invasione dell'Ucraina. Davanti a queste informazioni, sì, tutti noi che analizziamo normalmente le notizie, che nel nostro analizzare le notizie, analizzare il flusso delle cose che succedono, il flusso dei fatti, ci basiamo anche su una serie di ragionamenti che riguardano il contesto, eccetera, eccetera, non avremmo scommesso una lira sul fatto che Putin avrebbe invaso. Era molto complicato trovare qualcuno il 24 febbraio mattina che avesse previsto l'invasione così com'è stata. Io per primo mi immaginavo che potesse esserci un'attività di qualche genere, ma me la immaginavo come una campagna ibrida finalizzata essenzialmente a una destabilizzazione dell'Ucraina partendo dal Donbass, ma non un'invasione di terra convenzionale stile storico, stile Seconda Guerra Mondiale, per capirci, come quella che stiamo vedendo. Le intelligence americane lo dicevano, lo hanno detto costantemente, hanno registrato costantemente tutti i vari passaggi di questa fase, di quella fase lì, più stanno attualmente registrando costantemente tutti i vari passaggi dell'invasione in sé. Per questo dico, non si sono mai sbagliati, cioè hanno previsto qualche cosa, diciamo, quasi contro tutti. C'è stato un momento in cui si tendeva a raccontare quello che l'intelligence americana stavano diffondendo come magari una esagerazione finalizzata anche al cercare di mettere in guardia il mondo davanti alle idee di Putin, non a quelli che poi sarebbero diventati fatti concreti, e anche, diciamo così, a smascherare, ad anticipare per certi versi Putin, per evitare, magari per cercare di evitare quello che poi abbiamo visto. Ecco, in fin dei conti, ad oggi ci troviamo davanti a una realtà che è quella in cui gli unici che avevano previsto tutto questo sono le intelligence americane e inglesi, e in parte anche alcune intelligence europee. Perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché evidentemente hanno una capacità di infiltrazione all'interno del territorio russo e quindi anche all'interno dei quadri russi molto, molto buona, hanno una capacità di intercettazione anche attraverso le varie intercettazioni che vengono effettuate con degli strumenti particolari come i droni Global Hawk che decollano la Sigonella, per esempio, e via dicendo. Hanno una capacità di intercettazione in questo momento anche potenziata dal fatto che i russi stanno utilizzando delle metodologie di comunicazione non crittografate e quindi più facilmente intercettabili. Tanto dollaro debole, meno 0,6%, euro dollaro forte, più 0,6%. Ricordiamo anche, apro e chiudo una piccola parentesi finanziaria, le stime ADP e quindi l'occupazione extra agricolo indicano a marzo un'occupazione molto più, diciamo, più elevata delle previsioni e che potrebbe spingere la Fed verso politiche ancora più aggressive. Questo spiega in qualche modo il motivo per cui i mercati ballano oggi, oltre ovviamente alle preoccupazioni per l'Ucraina. E allora torno da Emanuele, a cui chiedo, insomma, c'è questo ruolo, scusate, come ho, come al solito, insomma, ho lo starnuto facile, soprattutto in diretta. Dicevo, il ruolo della Turchia nei colloqui tra Ucraina e Russia, che fa parte di un altro approfondimento, appunto, sempre a firma Emanuele Rossi, su Formiche. Però prima, insomma, si diceva che effettivamente dei passi verso il cessate il fuoco sono stati fatti. E allora ti chiedo, Emanuele, perché sono stati fatti questi passi verso il cessate il fuoco? Che cosa l'Ucraina ritiene di poter ricevere in cambio e che cosa la Russia ritiene di poter ricevere in cambio, visto questa percezione di qualche passo uno verso l'altro delle due parti sia stato effettivamente effettuato? Allora, in questo momento siamo davanti a una fase particolare della guerra, no? Ci troviamo in una condizione in cui la Russia non riesce a sfondare nella sua campagna di invasione, sì, e dall'altra parte non riesce a sfondare perché la resistenza di Kiev, la resistenza ucraina, è molto importante, è molto valida. Questo comporta che sia la Russia sia l'Ucraina hanno delle ragioni per non cedere, ossia per non accettare troppi compromessi. Quindi quello che noi vediamo dai negoziati è una fase intermedia
difficile definirla definitiva, perché forse è troppo presto perché questa fase definitiva si realizzi. Sarò più chiaro. Sì. Kiev non può, o meglio Zelensky, non può accettare delle concessioni territoriali, perché significherebbe comunque perdere una parte di guerra che in questo momento non sta perdendo. Dall'altra parte la Russia non può accettare una ritirata, perché sarebbe, significherebbe non poter raccontare una parte di vittoria che in questo momento non sta arrivando, ma che è fondamentale che Putin racconti per la sua stabilità al potere. Quindi ci troviamo a giocare su un equilibrio molto delicato. L'Ucraina ha ottenuto dalla Russia la possibilità di togliere quel termine denazificazione dall'impegno militare. Era una stupidaggine, era parte di una narrazione propagandistica di Putin, e però è abbastanza significativo, perché questo si porterebbe dietro innanzitutto l'eliminazione di una parte appunto di quella propaganda e di quella narrazione, dall'altra una neutralità più composta, cioè una neutralità non demilitarizzata per quanto riguarda l'Ucraina, ma una neutralità di fatto, come potrebbe essere per esempio quella svedese, diciamo così, sì, un esempio, no? O svizzera. La Russia potrebbe accettare la fine dei combattimenti in cambio di questa neutralità, e poi in cambio di alcune concessioni che in questo momento ai negoziati non sono nemmeno trattate, perché verranno diciamo affrontate in una fase successiva che prevede un dialogo, il dialogo diretto tra i due leader, premesso il fatto che Zelensky ha detto già che qualsiasi decisione lui prende sarà oggetto di un referendum in Ucraina. Okay? Queste questioni sono quelle che riguardano appunto gli aspetti territoriali, ossia che cosa ne sarà del Donbass e che cosa ne sarà della Crimea, fondamentalmente. È abbastanza logico pensare che per la Russia soprattutto la finestra temporale è stretta, ossia più la guerra va avanti in questo modo, cioè stabilizzata per certi versi, ferme, bloccate, congelata, più la Russia non vince. E quindi è naturale pensare che il ridimensionamento degli obiettivi, o meglio il riorientamento dell'offensiva sulla parte orientale, serva a tirare avanti un po' il fronte, ossia la parte conquistata, per permettere a Mosca di sedersi al tavolo dei negoziati successivi con qualcosa di più in mano. Ora, quanto varrà questo qualcosa è anche qui molto relativo. Mariupol, che è una delle città, è la città più importante in questo momento in cui si combatte insieme a Kharkiv, sono due città, soprattutto Mariupol, praticamente distrutte, quindi averle inglobate all'interno della Russia significa anche investire in una ricostruzione molto complicata, perché sappiamo bene le difficoltà economiche russe che si sono anche aggravate a causa della guerra. Ora, dai negoziati quindi che cosa aspettarci? Aspettarci una qualcosa di intermedio, è possibile, forse un qualcosa di nero su bianco sarebbe la versione più ottimistica degli scenari, in cui appunto questi punti che noi abbiamo detto vengono messi in un documento che poi verrà ovviamente passato all'interno delle amministrazioni di Russia e Ucraina e implementato da eventuali discorsi successivi. Nel frattempo che cosa succederà sul campo lo staremo a vedere, perché c'è da fidarsi di la ritirata di Putin? Non lo so. L'intelligence americane, che come dicevamo finora hanno azzeccato diverse previsioni, e anche quelle inglese, dicono che la ritirata di parte dei mezzi in Bielorussia è semplicemente una riorganizzazione tattica e una ripresa un po' della situazione, anche di nuovi rifornimenti, perché questa campagna militare di Putin ha avuto un grandissimo problema connesso alla logistica e che non ha permesso l'arrivo di rifornimenti. Quando intendo rifornimenti intendiamo rifornimenti base, come le tende per dormire o i viveri, ma anche le munizioni per portare avanti diciamo appunto la campagna. Emanuele, c'è attesa
Intanto riapro una parentesi, ma stavolta su, diciamo, la giornata che riguarda appunto il conflitto. Kiev, squadra paesi garanti aperta, bene se c'è l'Italia, Podolyak, c'è la possibilità di un accordo preliminare con la Russia. I paesi garanti devono essere obbligati a difenderci, il capo negoziatore al massimo in 72 ore. Serve un vincolo, sto leggendo i lanci di agenzia, diciamo così, da parte di ansa.it. Però Emanuele, volevo tornare a noi. C'è attesa per una telefonata, quella di oggi pomeriggio, che dovrebbe svolgersi tra Vladimir Putin e Mario Draghi. In più di un'occasione, anche insieme, non solo tu su Formiche, ma anche insieme qui nei nostri collegamenti, abbiamo parlato del possibile ruolo di Draghi, come interlocutore del leader russo. Che cosa possiamo aspettarci da questa telefonata? E ti chiedo nuovamente, insomma, quale può essere, se c'è, l'influenza del nostro premier nei confronti dello zar di Mosca, Emanuele. Allora, in questo momento, scusate, in questo momento l'Occidente in generale ha delle difficoltà oggettive a parlare con Putin. Un paio di giorni fa Gideon Rachman sul Financial Times scriveva una cosa abbastanza dura, ma secondo me abbastanza giusta. Ossia, finché Putin sarà il governo, verrà sempre considerato, al governo, meglio dire, alla guida del paese, verrà sempre considerato un paria e avrà sempre difficoltà a parlare con questo Occidente, ossia l'Occidente della Lega delle Democrazie di Joe Biden, l'Occidente che si sta raggruppando attorno al modello democratico che si sta scontrando con il modello autoritario nel più grande tema degli affari internazionali di questo momento. Però è ovvio che con Putin bisogna parlare. Per l'Occidente lo fa Erdogan, che in questa fase io considero parte dell'Occidente in quanto parte della NATO e parte di un sistema di dialogo allargato, dialogo continuo dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, lo fa Macron e ovviamente lo può fare Draghi. Altri avrebbero delle difficoltà, gli americani e gli inglesi, perché c'è una condizione di scontro molto elevata, ha delle difficoltà in questo momento la Germania e poi francamente gli altri paesi vengono di conseguenza e non sono così di tier 1, di primo livello. Draghi ha sicuramente un ascendente su Putin, Draghi ha sicuramente un ascendente su tutti, è uno dei leader politici più importanti del mondo in questo momento, è tra l'altro il presidente del consiglio di un paese a cui Zelensky avrebbe, secondo quello che dice Zelensky, chiesto di partecipare a quel sistema di garanzie di sicurezza che dovrebbero permettere l'implementazione di una futura pace. Perché anche qui i negoziati, a mio avviso, avranno due livelli. Una parte sarà quella del cessate il fuoco, ossia di uno stop più o meno puntuale dei combattimenti. Poi ci sarà la costruzione della pace e sarà un processo internazionale. Non a caso si parla del coinvolgimento di queste nazioni come garanzie per la sicurezza. Oggi la Cina, che era stata tirata in mezzo in quanto uno dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si è un po' sfilata e ha detto che non sa se potrà permettere. Si potrà permettersi di esprimere questo ruolo. Altri paesi non si sono ancora espressi sostanzialmente, tra questi c'è l'Italia. Ecco, io credo che non ci dovremo aspettare che quando Putin chiuderà la cornetta dirà: ok, ho parlato con Draghi, mi sono convinto, scusatemi, ritiro i mezzi e facciamo la pace. Però sicuramente è una forma di dialogo importante perché ieri Draghi ha parlato con i membri del Quint, quindi con tutti gli altri membri importanti dell'Occidente, su Biden, Macron, eccetera. L'Italia sicuramente ha un ruolo perché è chiamato dall'Ucraina e perché comunque sia ha sempre avuto la possibilità di dialogare con la Russia in un modo
abbastanza libero, con buone concessioni, diciamo così, da parte degli Stati Uniti. Qui in poi, che cosa potremmo aspettarci? Non so, Roma potrebbe essere un posto in cui alcuni colloqui successivi potrebbero svolgersi, è possibile, però ecco, quanto possa essere determinante questa telefonata o questo ruolo dell'Italia, secondo me è molto relativo, perché come dicevo, la pace, la grande pace, questa che si è verificata non è una guerra tra Russia e Ucraina, questa che si sta svolgendo è una guerra globale, fondamentalmente è una crisi globale che si è innescata, e di conseguenza serve un sistema internazionale globale per poterla risolvere. Ecco, l'Italia ne sarà parte. Quanto l'Italia potrà essere determinante, sinceramente non lo so. Sicuramente non è gli Stati Uniti e non è nemmeno la Cina in qualità di potenze, però che un ruolo possa essere svolto anche nella facilitazione del colloquio con Putin da Mario Draghi, dal presidente Draghi, è abbastanza sicuro. Vedremo cosa esce, vedremo tra qualche ora cosa uscirà da questa conversazione. Grazie Emanuele Rossi, sempre interessante ascoltare insomma le sue analisi, e mi raccomando seguitelo anche su formiche.net. Alla prossima Emanuele, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.